Che sono successe e che stanno con la rete, goppalo cartellone di conta storia, sono successe quando qua sono venuto a comandare le spagnole. Quando venettero le spagnole, facettero veramente cose assai curiose. La prima cosa curiosa che facettero fu di mettere a comandare un re che tenia due capo. Facettero due vicereami, un capo stava a Palermo e un altro capo stava a Napoli. Però queste due capo messe insieme non ne facevano nemmeno una. O vicere non comandava niente, o potere era diviso, frammentato, sempre in guerra tra di loro. Nelle province napoletane lo potere era gerarchico, era fatto come questo castello di carte napoletane. O vicere è vero che stava sopra, no? Però sotto ci stavano i feudatari più grossi, e più sotto ancora i feudatari più piccoli. Era l'equilibrio di potere un po' più instabile. Per non parlare della Sicilia. In Sicilia, i baroni siciliani parevano come tanti re di tanti piccoli stati, un potere assoluto. Come si spiega allora questa divisione del potere? Tutti questi guai, questi scontri? Molto semplice, perché quando arrivarono gli spagnoli e misero piede sopra le nostre marine, la prima cosa che dicettero fu dineros, dineros, chieremo dineros, potenti del luogo, potenti locali, facite quello che volete, siete padroni, basta che ci date i soldi. E fu così che si inventarono ancora tante altre cose curiose e bellissime. Si inventarono per esempio l'appalto sulle gabelle, l'appalto delle tasse. Lo Stato, la corona, dava in gestione a questi privati, i feudatari, a gestione delle tasse, e in cambio questi feudatari ci guadagnavano qualche cosa di soldi sopra. Questo sistema si chiamava gli arrendamenti, ma se volessimo chiamarlo alla moderna si potesse chiamare l'equifeudo. Vedi qua, c'è pure la CD Malanova, non aspettate se me ne pigliate i soldi tuoi! Ma mica solo la riscossione delle tasse fu affidata a questi feudatari. Pure la giustizia fu monetarizzata affidata a questi signori. E come funzionava? Anche questo è semplicissimo, no? Come molto è tutto complicato. Allora, lo feudatario annominava lo magistrato, però non gli passava manco lo stipendio. E questo povero magistrato, per campare, no? Che faceva? È semplice. Si faceva pagare dalle persone che avvantaggiava nelle cause. Quindi facciamo un esempio molto pratico, capiamo subito come funzionava questa giustizia. Mettiamo che questi due signori hanno una causa per i confini di una terra. Può succedere che per mezzo metro si debba andare a fare una causa, una cosa. Tu mi dai più soldi, tu mi vuoi dare più soldi, dai, tu mi paghi di più. A posto, ha ragione da Troia. Complimenti, un applauso a vinta causa. Ha vinto la causa. Guarda così, cioè, no, non è che mo la pigli con me, perché a me qua mi hanno messo in condizione di dover scegliere, compare mio, tra ingiustizia o povertà. E secondo te io mica posso morire di fame. Questo sistema si chiamava mero et mixto imperio. E in Sicilia cominciai presto gli innanzi la dittata, cacuteni denari amicizia, teni in culo la giustizia. Poteva succedere pure che lo magistrato andava contro l'interesse dello feudatario. In tal caso poteva essere licenziato. O molto più probabilmente ci mozzavano direttamente a capo. Quindi questa storia dei potenti che accedono i magistrati rompiscatole non è un fatto così solo Falcone, Borsellino. No, me l'hanno fatto assai antico. Ma antico, antico, antico. Quando c'era lo feudalesimo, le cose funzionavano diversamente. E non andavano manco tanto bene. Lo potere era sempre illegale, prepotente, ingiusto. Giustizia, sicurezza e Stato non coincidevano mai. I feudatari diventano ministri di violenza e i magistrati strumento di oppressione. Ma questo sistema non può durare per sempre, no? Perché ad un certo punto arriva la rivoluzione. Ad un certo punto, bom 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 bom, arrivano le francesi con i cannoni e con l'albero della libertà! E che bellezza, è arrivato l'albero della libertà! Che bella, tanto tempo che la stiamo aspettando, è arrivata sta libertà! Non ti piace sta libertà? È bellissima! Evviva, è arrivata la libertà! Rivoluzione! Libertà! Aia! Ah, yeah.
Cittadini dell'Unione Sovietica, dell'anno 80. La gente normale, la gente come a noi, quelle che si alzano la mattina e vanno a faticare, no? Queste qua si alzavano, se lavavano la faccia, si mettevano la giacchetta e uscivano di casa portando con sé due idee, due convinzioni proprio semplicissime, non come noi che teniamo a capo sempre, due proprio idee molto semplici. La prima era: ma a me come vanno le cose non mi piace, ma questo sistema proprio non funziona proprio, cioè a me non mi piace, la Pravda dice tutto a posto, a me non mi piace, a me questo sistema, suo sistema non funziona. Suo sistema non funziona. Suo sistema non funziona. E questa era la prima convenzione, non come noi che invece siamo. La seconda idea che si portavano e se la mettevano nell'altra sacchetta era: ma cioè sta cosa, cioè, durerà per sempre, no? Cioè qua dice che la rivoluzione qua durerà per sempre, durerà. Cioè proprio non finisce mai. Non finisce mai. Non finisce mai. Suo sistema non funziona. Suo sistema non funziona. E non finisce mai. E non finisce mai. E non finisce mai. Può succedere nella storia che anche la più solida delle idee, anche il più grande degli imperi, possa crollare da un momento all'altro. Portavo lo scandalo.